Anche nel territorio dell'USL 4 Veneto Orientale si assiste ad un trend in crescita dei casi di positività al Covid-19. La media dei casi registrati è cresciuta da meno di 4 a circa 8 alla settimana, mentre gli attualmente positivi sono 75, ma vale la pena ricordarlo, su una popolazione di circa 230.000 residenti in tutto il Veneto orientale. Numeri neppure lontanamente paragonabili dunque a quelli della fase acuta della pandemia a marzo-aprile, tanto da spingere il direttore generale dell'USL 4, Carlo Bramezza, a parlare di una situazione aziendale sotto controllo. Ai nostri microfoni Bramezza ha fatto il punto anche sulla riapertura del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Jesolo. Noi con la chiusura del periodo estivo, che è avvenuta un po' più tardi rispetto agli anni scorsi, per fortuna insomma, la stagione è stata bella fino a fine di settembre, abbiamo chiuso i punti primo intervento e quindi, come concordato, abbiamo riaperto, come insomma, avevamo programmato, abbiamo riaperto un reparto di malattie infettive all'ospedale di Jesolo per pazienti Covid. Nei mesi estivi i nostri pazienti Covid erano ricoverati presso l'ospedale di Dolo, presso altri ospedali, e ringrazio le altre aziende che hanno svolto questo lavoro perché noi impegnati appunto nella stagione estiva. E abbiamo riaperto quindi il reparto Covid all'ospedale di Jesolo, è il reparto di malattie infettive, non abbiamo nessun paziente in terapia intensiva se non una persona ma a San Donà di Piave, abbiamo attualmente 18 persone di cui però 3 sono in dismissione quest'oggi. La situazione, diciamo così, quindi è tranquilla nel nostro territorio, stiamo facendo molti screening nelle scuole, oggi parte la campagna per le vaccinazioni e l'abbiamo organizzata in maniera ottimale con i medici di medicina generale, personale del Dipartimento di Prevenzione, faremo anche delle sedute straordinarie in molti comuni perché i sindaci ci hanno messo a disposizione delle palestre, dei luoghi dove possiamo fare vaccinazioni anche la domenica, il sabato, quindi in giornate in cui magari una parte della popolazione avrebbe difficoltà per motivi lavorativi ad andare dal proprio medico di base. Quindi la situazione, devo dire, è in questo momento è tranquilla, quasi tutti i pazienti, 9 su 10 sintomatici al Covid, sono in realtà asintomatici, non hanno praticamente nessun problema dal punto di vista sanitario, qualcuno in minima parte ha qualche lieve linea di febbre o tossisce un po', ma insomma niente di grave. Non stiamo assistendo ad una fase che è totalmente diversa e totalmente molto più tranquilla rispetto a quella che abbiamo vissuto nei mesi febbraio, marzo, aprile e, come abbiamo visto oggi dichiarato dal Ministro della Salute e dal nostro Presidente della Regione, è in uscita il vaccino per fine anno e quindi dobbiamo solo tenere alta la guardia e stare molto attenti sino a quel periodo, chiedendo a tutta la popolazione di contribuire a fare in modo che il virus non si diffonda attraverso l'utilizzo soprattutto delle mascherine. L'appello da parte dei sanitari è dunque sempre lo stesso: usare le mascherine, igienizzare frequentemente le mani, mantenere le distanze sociali. L'USL 4 ha condotto anche uno studio relativo ai pazienti risultati positivi nel periodo dal 1 settembre al 10 ottobre. In tutto sono stati 203, di questi 75 sono attualmente ancora positivi al tampone, mentre 128 si sono negativizzati. Ma sentiamo i risultati dello studio illustrati dal direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'USL 4, Lorenzo Bulegato. In questo momento abbiamo 75 soggetti positivi nel nostro territorio. Praticamente quasi tutti asintomatici, non abbiamo riscontrato decessi nell'ultimo mese e contestualmente abbiamo anche 224 soggetti in isolamento o perché soggetti positivi o contatti stretti di positivi. Quindi è importante, faccio un appello alla popolazione affinché utilizzi sempre la mascherina quanto più possibile, si lavi sempre, spesso le mani, appunto, ed eviti assolutamente situazioni di assembramento, proprio perché vogliamo che questa situazione rimanga sotto controllo.